Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Trading Talent Show. Abbiamo, ricordo, il broker STO. Da ieri è cominciato un po' la selezione, il casting dei primi traders. E Ivan, che adesso tra un po' ve lo presenterò. Ce n'è anche un altro, c'è cioè un nuovo aspirante, candidato trader che vuole partecipare al Trading Talent Show. Ma è aperta a tutti la partecipazione, davvero l'iscrizione, la registrazione. Tutti, unica condizione richiesta è utilizzare, avere un conto con il broker sponsor, che in questo caso, in questo momento è STO. Per aprire un conto demo o reale, lo scegliete voi, decidete voi, è sufficiente cliccare sopra qui, vedrete comparire in alto la scritta, clicca qui per informazioni, cliccate lì, vi rimanda al mio sito internet dove effettuate questa registrazione con conto STO. Se aprite il conto demo, vedrete che ci sarà scritto che dura 14 giorni, scade dopo 14 giorni. Sarà sufficiente, mandate un'email al team Marco Pianezza di STO, scrivete, insomma, contattate STO e chiedete che la scadenza della demo sia illimitata e immediatamente vi attiveranno la scadenza. Quindi Trading Talent Show è soprattutto conoscere le storie, vogliamo sapere non solo vedervi all'opera da un punto di vista operativo, ma anche da conoscere un po', dare una sembianza, un elemento umano, un fattore, insomma, siamo persone prima di tutto, dopo siamo trader, qui continuo a bisticciare col cavo. Intanto comincio, vado a salutare il caro Ivan, eccolo qua, ciao Ivan. Allora, Ciao a tutti, ciao Renato, buongiorno, ciao ciao, ben ritrovati. devo dire che insomma, commenti positivi dopo la tua, sei stato il primo, sei il primo trader a partecipare. Ivan può partecipare, è Sì. collaboratore, parte attiva, ma tanto favoritismi non se ne possono fare perché c'è un solo giudice, il No, mercato. no, Quindi, no, no, no. allora, insomma, come va allora Ivan? No, poi Renato, se vuoi in qualche modo manipolare il mercato e comunicarmelo, io ne sarei ben No, felice, no, questo sappi. assolutamente, 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 lasciamo ad altri chi. No, Ivan, che dici? Lasciamo stare, non tocchiamo questi argomenti, lasciamo meglio non entrare in questo tipo di argomenti. Dai, c'è già lì che lo vedo scalpita, il nuovo candidato e lo andiamo a presentare. È con noi, eccolo qua, ciao Marco, benvenuto. Ciao Renato, ciao Ivan, ciao a tutti, Ciao grazie. Marco, ciao, buongiorno, ciao. Allora, giusto qualche informazione su di te, età, da dove sei, dove ti trovi in questo momento almeno? Sì, allora, età 25, fatti 2 giorni fa, sono di Auguri, Napoli. auguri, allora. Grazie. Auguroni, auguroni. Grazie, grazie, grazie a tutti. Sono di Napoli, adesso mi trovo proprio nella mia cameretta, anche se di solito opero nell'ufficio dell'azienda di famiglia, oppure qualche volta mi incontro con altri traders, sempre a Napoli, c'è una piccola trading room e a volte siamo lì insieme. Sì, si sta creando un piccolo gruppo che andiamo pure fuori a pranzo, a cena a volte, quindi Ah, visto? Quindi avete creato un gruppo di traders, quindi lì su Napoli. Ma è interessante una cosa. sì, mi hanno detto che qualche anno fa il gruppo era più ampio e c'era un'organizzazione migliore, però non lo so, magari cercherò di metterci anche del mio per cercare di creare un po' un ambiente simile a come ci sono altre città, tipo Roma, che so che ci sono più trading rooms, o Milano pure penso. Capito. E la tua esperienza di trader? Da quanto tempo fai questa attività? La mia esperienza è ancora molto breve, perché in tutto un anno e mezzo, ma di cui il primo anno solo di studio e di conti demo, così giusto per provare a capire come si impostano gli ordini, a capire i grafici, come si muovono. E poi sono gli ultimi 5-6 mesi che invece ho aperto un conticino sempre molto ridotto, perché sono sempre alle prime armi, quindi è meglio andare a fare i passettini uno alla volta, no? E Sì. quindi è un conto reale, però comunque la somma è leggera, diciamo. Che E poi cosa? sono Dimmi, dimmi.
No, dico, negli ultimi mesi cioè, sono arrivato ad aprire questo conto reale perché ho avuto dei risultati soddisfacenti che si sono poi mantenuti anche in reale, per cui sono contento e diciamo che la svolta l'ho avuta da quando sono passato con operatività in multi-day. Mentre prima facendo l'intraday più o meno rimanevo, sì, un giorno si guadagnava, un giorno si perdeva, anche se era in demo, ripeto, però non c'era un proseguimento poi. Invece con il multiday, essendo meno stressante, penso, sono arrivati anche i primi risultati di cui sono molto Sì, che felice, poi quindi il trading è un vestito da fare su misura e il misura è il rischio, quindi quello è esatto. l'elemento da considerare assolutamente. Quindi c'è chi dice no, a me che è amante del rischio, il multiday è troppo lento, quindi preferisce fare intraday. Quindi ognuno deve, vero Ivan? Sì, Sì, anche tu assolutamente, ma parleresti. io volevo dire infatti che lo invidio un po' perché io ieri dicevo che ci ho messo anni per smettere di prendere legnate operando nell'intraday e passando poi al multiday. Invece Marco, vedo che in un anno e mezzo, insomma, ha fatto dei passi da gigante, insomma. Ma sicuramente, guarda, c'è Renato mi ha aiutato tantissimo perché è stata sicuramente la svolta principale, è stato lui, il suo Grazie, servizio fa che è piacere. passato da giugno scorso. Il merito è tuo, merito tuo. Io sì, posso aver magari agevolato, aiutato a capire certe cose, però ovviamente è come a scuola, l'insegnante è lì che fa la lezione, poi dipende dall'alunno, studente, come recepisce e il modo in cui recepisce. No, esatto, No, no. esatto. Che Questo sicuramente cos'è? anche. Prego, prego, No, no, se finisco. posso aggiungere solo questa cosa che volevo dire. Infatti, l'esempio di quello che hai detto è anche quello un po' che è successo ieri, no? Con il rialzo dei tassi, che tu avevi ampiamente anticipato della reazione, la possibile reazione dei mercati che Il dopo. mercato, non io. Allora, spieghiamo perché non sappiamo quando la gente potrà rivedere il video. Ieri c'è stato un rialzo dei tassi, era 15 marzo, oggi siamo 16 marzo, 15 marzo c'è stato un rialzo dei tassi americani che il mercato aveva già inglobato, i prezzi già avevano scontato, quindi poi la Yellen non ha dato riferimenti per un quarto, perché se ne pensa a tre, insomma, per quest'anno, e quindi alla fine era scritto, era già tutto scritto questo, che c'era, quindi c'è stato invece solitamente se si alzano i tassi si apprezza la valuta di riferimento, il dollaro, invece sono partite le vendite, il dollaro perché la Yellen non ha parlato di una politica più aggressiva, insomma, quindi questo. Piccola aggiunta per Infatti. dovere di cronaca, prego, continua Marco. No, e quindi bisogna interpretare anche quello che dici nel modo giusto. Chi lo fa sicuramente avrà avuto dei risultati positivi negli ultimi mesi, chi continua a interpretare male purtroppo sbaglia lui. Questo. Capito. Senti, cos'è per te il trading, Marco? Perché fai trading? Allora, io faccio trading perché ormai è nata una passione. Che un po' è stata trasmessa da mio padre perché anche lui fa un po' di trading, anche se non come attività principale. E man mano mi sono avvicinato anche io a questo mondo, mi ha preso sempre di più. Che poi la cosa strana è che più perdevo all'inizio con i conticini o demo proprio di poche centinaia, comunque più perdevo e più mi appassionavo di più perché dicevo: no, ma io questa cosa la devo capire meglio. Sicuramente ho sbagliato io. Una sfida Devo proprio, imparare. Esatto, praticamente. è nata una sfida con me stesso per riuscire a vincere, tra virgolette, il mercato, che ovviamente non sempre si può, però l'importante è essere disciplinati, avere una strategia e poi Ah, quindi sicuramente. Marco, tuo papà fa trading? Lui ha fatto vabbè, un po' particolare perché prima operava con i BTP, Ah, poi quindi.││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 
su con no, le azioni. Te lo chiedo perché io da quando faccio questa attività mi capita magari che mio babbo, quando mi vede con questi grafici aperti eccetera eccetera, non ci crederete, ma si è appassionato anche lui a questo modo. Davvero? Quanti anni ha tuo padre? Diccelo. Quanti anni ha i vostri papà? Dite anche tu, Marco, così insomma, per curiosità. Mio padre 56. Ah, beh, siamo là. Mio babbo ne ha 61. Hai visto? Ah, fantastica questa cosa. Sì. Però devo dire la verità, all'inizio, cioè, lui già era un po' che mi faceva vedere i grafici a modo suo. In modo suo intendo con indicatori oscillatori e poi comunque sull'azionario, che a me onestamente non è mai piaciuto, né l'uso di indicatori oscillatori e né operare sulle azioni. Però comunque da lì mi ha dato lo spunto per interessarmi da solo e da subito, non so neanche bene perché, comunque mi sono orientato sul Forex e senza indicatori oscillatori, cioè veramente guardo i grafici, mi piacciono puliti così, giusto le linee orizzontali, alcune volte un po' le bande di Bollinger, ma giusto solo quello, poi nient'altro. Senti, la tua postazione cosa consiste? Descrivicela, facci per quello che si può insomma dire. Vabbè, adesso no, la mia postazione non c'è una fissa, perché un altro di motivi... usufruisci dell'ufficio, ti sposti, sì. Sì, no, perché un altro dei motivi per il quale il trading mi ha colpito così tanto è anche la libertà che ti offre anche di movimento, oppure del tempo. Tu ti puoi gestire veramente come vuoi tu, non sei costretto a operare tutti i giorni, non sei costretto a operare in un certo posto, veramente ti basta una connessione, basta ormai anche solo col telefonino volendo gestire le posizioni, e quindi sicuramente questo è stato un altro aspetto che mi ha colpito. È una colpito. Grande comodità, decisamente. Esatto, una grande comodità. E come comincia la tua giornata? Allora accendi il computer, apri la piattaforma, vedi guadagni. La cosa più bella quando apri la piattaforma e vedi eseguito un profit, operazioni chiuse, e quindi dici, ah, è bellissimo così. Oppure hai visto sul cellulare, non vedi l'ora di andare in postazione. Insomma, dici, allora come comincia la tua giornata da trader? Sì, inizia già dal telefonino in realtà, perché l'applicazione è lì, appena mi sveglio, proprio appena la prima cosa, neanche vado in bagno, la prima cosa, ma sia se sono in posizione, ma anche se non sono in posizione, perché io studio molto i grafici anche quando non sono in posizione, cerco comunque di memorizzare i vari movimenti, perché so che mi potranno essere utili un domani, quindi magari... essendo il mercato Forex aperto H24, sicuramente ci sarà stato qualche movimento su qualche cross particolare, e do un'occhiata generale anche con il telefono, poi dopodiché faccio tutte le mie cose con calma, giustamente, con l'azione eccetera eccetera, e di solito il PC lo guardo quando arrivo in ufficio verso le 9, okay. Di solito. E dove cominci quindi? Apri la piattaforma, i siti che consulti, news, dati, allora, quali sono? Primo sito, ci sono tre siti che uno dopo l'altro fisso. Il primo è Investing, okay. su cui ultimamente scrivo anche qualche analisi. Il secondo... Complimenti, è da poco, certamente. Grazie. Il secondo è Forex Factory. Ok. E il terzo è il tuo Twitter di Renato, perché io ho il contatto Twitter solo per te, perché per il resto io non lo uso proprio mai. E anche lui, dai, c'è anche lui, Mr. T, Trump, anche lui, dai, devi seguire. Ma io Mr. T non vado a vedere, perché so che se lui scrive qualcosa tu lo ritwitti e io guardo te. interessante questa cosa. No, su queste cose, ovviamente Forex Factory per controllare, o Investing per controllare il calendario economico, quello sì, però per tutte le news, diciamo, non programmate, diciamo così,
Tu sei sicuramente il migliore perché ce le offri in tempo reale praticamente, quindi sfrutto questo tuo servizio. Grazie. Senti, allora, quindi apri la piattaforma e cominciamo a vedere un po' di operatività. Quindi anche la strategia che questo mi interessa. Così vediamo, cominciamo a vedere anche quella che adotterai, quella che pensi di usare. Perché, a proposito, ma perché vuoi partecipare al Trading Talent Show? Ovviamente penso che sia una vetrina importante per tutti, giustamente come dici tu, sia per i vecchi che per i nuovi traders. Quindi è un altro, non lo so, è un'altra sfida con me stesso, perché adesso non sarò da solo a fare le mie operazioni, ma comunque sarò controllato, tra virgolette, anche da altri. Attenzione che abbiamo le bacchette. Per cui sarà un motivo in più per essere disciplinato. Un'ulteriore pressione psicologica, è una bella sfida decisamente, perché la pressione psicologica, un conto è quando uno fa delle operazioni che vede solo lui, un conto è quando sa che è sotto i riflettori e quindi... Secondo me ha detto una cosa bellissima anche, ovvero che è un'opportunità anche per non rimanere da soli, perché è vero che a volte il trading... è un'attività che ti fa sentire un po' solo. È vero, decisamente. È vero. Su questo aspetto qua alcuni lati sono positivi, altri negativi, perché io mi tengo in contatto con altri traders, come ho detto prima, però non sempre mi piace il confronto, perché poi quando ci sono opinioni diverse, là devi essere rigido, fermo a mantenere la tua, non è sempre facile, e per cui ti può capitare che magari ti fa influenzare e poi in realtà l'operazione andava come dicevi tu. Per carità, può succedere anche il contrario, certamente. Sì. Allora cominciamo. Vediamo il tuo schermo. Quindi la strategia. Intanto ti chiedo già su quali mercati intendi operare con appunto nel trading, nel talent. Sì, su quali mercati? Talent, okay. Allora, il mercato forex e il mercato delle materie prime, però principalmente gold, oil e forse silver, non lo so. Ok. Sulle valute io più o meno uso queste che usi tu, Renato, no? Questi cross tra le sette principali, solo questi, uso solo questi qua. Vedo dei grafici molto simpatici. Sì. Quello che stavo per dire, sì. Vedo dei grafici molto familiari. Mi sa che li conosciamo. Esatto, questi sono ovviamente, come penso tutti o quasi tutti sapranno, allora, sono fatemi, Ivan e Marco, scusate, fatemi precisare una cosa. Ivan è stato il primo, Marco il secondo. Non c'è stato un favoritismo ai Chinasci, attenzione, non è che ho cominciato con loro perché usano i grafici ai Chinasci, per carità, sono liberi, siete lì, non è che dovete, condizione essenziale per partecipare al talent usare i grafici ai Chinasci, assolutamente no, una coincidenza, insomma, e quindi ovvio sono persone con cui sono in contatto e quindi anche loro amano le Echinacee, quindi piccola precisazione. Vai Marco. Sì, le ritengo veramente formidabili, per cui le userò sempre. E oltre ai grafici Echinacee, poi c'ho qua le candele giapponesi e uso giusto le bande di Bollinger. Ah, vedi Renato, che quindi... sì, un po' simile a te, no, Ivan? Sì, Però non è che faccio operazioni perché ci troviamo su una banda e... quindi... No, le operazioni le faccio solo basandomi... con diciamo una strategia di Renato, no? Supporti e resistenze, ecco, tipo qua c'era questo supporto su a 10 HF
che poi guarda caso ci trovavamo anche vicino alla banda di Bollinger inferiore. E la candela Ichinashi era verde, questa qui, però su questo cross avevo scritto anche un articolo. Io avevo pensato che oltre alla candela verde Ichinashi mi serviva anche una chiusura daily un po' sopra questi massimi, perché è comunque una zona di resistenza che quindi doveva essere superata. Quindi c'è stato ieri sera, però ovviamente è stata troppo sopra, per cui io sono entrato in questa posizione. Quindi Marco, fammi capire, cioè se ho capito bene, praticamente tu le bande guardi, va bene, il limite superiore e il limite inferiore, ma operi solo se hai la conferma da una resistenza o un supporto statico e dalle Ichinashi, giusto? Esatto, in realtà io seguo le Ichinashi. Perfetto. E supporto e resistenza. Sì. Poi le bande magari mi aiutano anche nella gestione dell'operazione, per capire, magari andando anche usando prima di tutto time frame diversi, cioè nel senso io parecchie volte vado a vedere il weekly o anche il mensile e quindi anche qui vedi il trend come di time frame. Sì, poi vedo anche le chiusure delle candele giapponesi, vabbè, questo non c'entra con le bande, però diciamo che è un po' un misto che parte, però l'input me lo dà sempre la candela Ichinashi, cioè sul cambio di candela Ichinashi, sì. Io poi vado ad analizzare la situazione, quindi facendo l'analisi dove ci troviamo, supporto e resistenza, il trend com'è di base, rialzista, bassista, io come devo entrare, contro trend, a favore di trend, queste sono le valutazioni. Senti, lo usi solo, questo sistema lo usi solo sul daily o magari scendi anche nell'intraday? Allora, no, intraday, come dicevo prima, l'ho sperimentato per diversi mesi. L'ho messo da parte. Abbandonato. L'ho messo proprio da parte, sì, l'ho messo assolutamente da parte. Nell'intraday magari qualche operazione così me la faccio in demo, per provare qualcosa, perché comunque alla fine non c'ho un'esperienza, cioè c'ho ormai una mia strategia che poi tra virgolette l'ho definito 10 regole, cioè non so se si vede perché io non vedo. Interessante, aspetta che un po' come i 10 comandamenti, infatti sono 10. Vai. Non so se si legge perché io non mi riesco a vedere adesso. Sto vedendo se vediamo se riusciamo. Comunque spiega. Comunque lo sì, spiega. Vabbè, tipo lo potrei leggere, sì. O no? Sì, certo. Sì, vai. Ok, allora, prima regola. Candela daily verde o rossa su supporto a resistenza statica. Ecco relazioni. Quindi, la prima cosa che vado a vedere sono queste, perché ecco, questo non l'avevo detto, vado sia con relazioni intermarket che tra i vari cross, eccetera, eccetera. Va bene. Okay. Poi, seconda cosa, dal grafico a candele giapponesi, controllare la possibilità di un rapporto rischio-rendimento pari al 2. Okay. È possibile che. Quindi io da questi grafici a candele giapponesi, visto che i livelli, quindi i supporti e le resistenze si tracciano qui, io cerco operazioni in cui il rischio rendimento è 1-2, quindi qua adesso dovrei usare il grafico di investing per farvi vedere meglio, però era facile qua capire che il mio ingresso sarebbe avvenuto più o meno qui, ipotetico, perché poi alla fine non c'è stato, ok? Però un'operazione l'avrei imposta così, con un ingresso verso quest'area, lo stop
ha posizionato qui sotto questi minimi, quello di protezione, però ovviamente con la chiusura daily sotto il supporto comunque veniva chiusa l'operazione anche in perdita, ma con un target che va sopra questi massimi, perché se andiamo a rimpicciolire comunque ecco qua, questo era il target, questi precedenti minimi, quindi area di supporto. Qua non si dipende sulla MetaTrader, io queste analisi poi le faccio meglio su investing. Però comunque quindi Marco, a livello di gestione della posizione come ti comporti? Cioè, metti la gestione della posizione, uso il trailing stop al raggiungimento del 50% della posizione, quindi passi a quanti sono i pips del target, mi regolo. E poi se l'operazione la sto monitorando e vado in time frame più brevi e c'è qualcosa che non mi convince, tipo qualche candela H4 con una chiusura tipo questa qui, no? Questo è un segnale short. Allora se io sono long e posso decidere di chiuderla, magari poi dipende tutto in base alla fase dell'operazione. Certo. Tendi a modificare spesso la strategia oppure sei un carro armato disciplinato, no? È così, no. Basta, oppure ti adegui a quelle che sono le condizioni del mercato solitamente? No, io ormai sono 4-5 mesi che seguo solo questa strategia e non ho modificato praticamente nulla a livello proprio di operazioni, ho modificato qualcosa a livello di money management e risk management abbassandolo sempre di più. Ok. Cioè, adesso come money management ogni stop deve essere massimo l'1,5%. Okay. E il risk management, quindi l'insieme delle operazioni che ho al portafoglio, deve essere del 3. Quindi io al massimo farò tre operazioni con il rischio diviso ogni stop l'1%, oppure due operazioni con l'1,5%. Ok. Solo così. E tu quando cominci e pensi a una strategia, parti, mi sembra di capire, dal rischio, non dal profitto, cioè che ha fatto il 100%, no, una grossa pecca, quindi prima curi la parte del rischio, quindi eventualmente. Prima curo la parte del rischio e penso che solo questa sia la visione giusta che si possa avere in questo mondo. Chi risponderà il contrario? A me piace la definizione americana, risk manager, siamo gestori del rischio, chi lavora, chi opera su questi mercati, sì. È quello l'aspetto. Beh, complimenti Marco, complimenti davvero, interessante, molto interessante. I trade... Beh. Che ricordi sì, in maniera sì, quello buono e quello brutto, insomma il peggior ricordo, la batosta, lo stop. Sì, allora adesso li mostro. Allora, prima quello positivo. Ah, quindi sono recenti, quindi. Ah beh, quindi possiamo guardare qualcosa, dai. Sì. Questo qua positivo è su dollaro neozelandese contro dollaro canadese, sì. Che è verso metà gennaio, mi sembra, e comunque seguì già da questa verde e l'ho portata fine praticamente su, perché qua c'era il mio target, però è durata, come si vede, è durata diversi giorni, cioè due settimane. È durata due settimane e per cui mi ha dato parecchia soddisfazione, perché sono riuscito a resistere parecchio, perché l'inizio non era stato proprio ottimo, nel senso che era andato su, poi però era sceso giù, allora giustamente si potevano avere un po' i primi timori così, e poi invece è continuato a salire e poi è andata bene, però... Ecco, forse no, e poi uno dice semplice, però io mi ricordo che non è stato semplice mai, gestire assolutamente, no. La psicologia. Anche perché poi
Queste sono le daily, ma se tu vai in H4 non è che sono tutte verdi. Assolutamente. E quindi sono stato molto contento di come sono riuscito a gestire questa operazione. Quella negativa invece? Quella negativa era su euro-dollaro, che chi però... Me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatta fare l'operazione? Euro-dollaro? Euro-dollaro, però qua stiamo parlando... questo è stato il motivo proprio per cui ho lasciato l'intraday e sono passato a multiday. Ok. Perché... Se stiamo parlando di ottobre, okay. in cui onestamente il mio problema veramente con l'intraday era che fare operazioni da 15, 20, 30 pips non mi riuscivano a dare soddisfazione, anche perché pensando a un rischio reward 1 a 2 dicevo ma lo stop, cioè non mi trovavo bene, quindi non c'avevo queste grandi soddisfazioni, perché ecco non potevi prendere tutto un trend come ho mostrato prima, e quindi stavo già decidendo di mollare l'intraday. Poi feci l'ultima operazione su euro dollaro proprio il giorno in cui, se vi ricordate, era un venerdì, ci furono la notizia dell'FBI, dell'email della Clinton. Sì. A un certo punto, sì. Che praticamente graficamente prima della notizia era short euro-dollaro, perché la Clinton era data per favorita. All'epoca la Clinton significava apprezzamento, anche se poi non è stato così. Quindi feci questa operazione short, però stessa operazione, però tre volte la size. Sì, wow. Avevo triplicato la size. Per cui mi è andata malissimo, però col senno del poi dico meno male che è andata male, perché alla fine non ho perso così tanti soldi, visto che era l'inizio, però ho capito che dovevo cambiare. Quindi alla fine è stata negativa ma positiva, dai. Quindi sì. Marco, prego. A livello psicologico ti sento già abbastanza ferrato, Sì, guarda, io vi dico un'altra cosa, io ho diverse passioni, una di queste è i tatuaggi, quindi io ho diversi tatuaggi, la gente, non tutti sono d'accordo, però l'ultimo tatuaggio che ho fatto, non so se si vede, vediamo. Ho scritto enjoy every trade. Wow. Perché penso che anche se è una perdita, ma tu hai seguito la tua strategia fino in fondo, tu devi essere contento. Ecco, io con me stesso mi incazzo solo quando non rispetto la strategia, che ovviamente succede, è capitato. Anche perché gli stop sono fisiologici, non esiste la strategia senza stop. Almeno io è da 15 anni che faccio questo lavoro, ho collaborato con trader di un certo livello. Credetemi, io personalmente non sono stato fortunato, non so, non ho visto una strategia senza stop. Quindi bravo, bravo Marco, devo dire che insomma... Anche per questo tatuaggio, però Renato, io ho preso sempre spunto da te, perché nel tuo servizio intraday, cioè nel tuo servizio intraday, quello che adesso cura Ivan, sì. Purtroppo Ivan mi dispiace, ma da quando ci sei tu io non lo seguo più, mi dispiace, però comunque su ogni risultato positivo, no, voi fate cin cin, cin, cin. Sì. E quindi ho tatuato questa birra, questo boccale di birra, come per dire, facciamo, ci brindiamo e festeggiamo. Però il senso è di godersi anche le perdite, non solo le vincite. Bravo, complimenti. Renato, attenzione, perché fra un po' arriverà magari qualcuno che avrà la tua faccia tatuata da qualche parte. No, più che altro dopo la nuova versione video analisi che esco, nel grafico l'indicatore, io proprio l'immagine col dito magari che segno la freccia invece della freccia, quello si potrebbe, dai, quello almeno, quello sì, potrebbe anche essere. Marco, che fai durante il trading? Ascolti musica? Vedi televisione? Sì. Non lo so, che fai? Sì, come dicevo prima, io ho diverse passioni, la musica è una di queste,
Quindi veramente tantissima, tantissima, tantissima musica. Che tipo di musica? Rap. Cosa? Rap, solo rap, rap. Rap, ok. Rap. Infatti per questo prima dicevamo con Ivan Di Salvo, solo rap, perché è il genere che assolutamente mi stimola, mi motiva di più. Mm-hmm. Ovviamente sono gusti personali, però sì, mi è molto d'aiuto, veramente molto d'aiuto, sia quando analizzo i grafici, sia quando devo gestire la posizione, spesso, la musica sempre, poi ovviamente anche qualche film, perché ieri Ivan, no, diceva che lui lavorava 10-12 ore al giorno, effettivamente è così, cioè col mercato sempre aperto, io la sera vado in palestra, ma mentre sono in palestra mi capita di dare uno sguardo ai grafici, se... ma però lo faccio, devo essere onesto, come ho detto prima, lo faccio soprattutto per cercare di memorizzare cioè, proprio le candele, i movimenti che fanno. Perché io penso che alla fine sono sempre quelle, più o meno si ripetono. Quindi se io riesco a memorizzare, un domani posso sfruttare. Certo, certo. Sei scaramantico. Ivan alle 23.07, abbiamo scoperto ieri, è il momento in cui apre una posizione. Tu hai, ripeti qualche gesto, non lo so. Cioè... No, ho imparato solo a non entrare in posizione il venerdì sera, solo questo. Ma per, non per scaramanzia, ma solo per una questione che i mercati chiudono, a parte che gli spread sono più alti. Poi chiudono i mercati, riaprono a noi, diciamo, la domenica sera, spesso in gap, quindi non conviene entrare, al massimo uno entra domenica sera o lunedì, penso. Capito. Quindi solo questo. Quindi... Però non è scaramanzia, è più che penso che sia utile per altri motivi, ma non per scaramanzia. Facci vedere cosa fai quando chiudi un trade in profitto. Cosa fai? No, io non faccio nulla, sono sicuramente solo contento, sorrendo. Però cosa? Solo un sorriso, dai, non so, un'esultanza particolare di qualche giocatore. Sei tifoso? Sì, io lo so, di che squadra sei, quale squadra fa il tifo? Perché qua c'è un conflitto già prima della registrazione. Sì. Perché ieri abbiamo scoperto Ivan il milanista, Marco invece è... interista. E vai! Abbiamo un derby. Però, nel dicevamo, Marco... Show. No, non lo dire, Ivan, non lo dire. So già cosa devi dire. Dillo, dai, che adesso vai. Scateneremo loro. Chi? Dillo, Ivan, dillo, dai. Dillo. Accomunati. Dicevo che abbiamo un nemico comune, la Juventus, in questo periodo. È vero. Ivan, voglio vedere se il prossimo che intervistiamo è juventino, voglio vedere. Sì, sarà più bello, vai. Voglio vedere. Parlare di calcio sarà più entusiasmante. Senti, Marco, hai mai pensato dove vorresti arrivare con il trading? Gestore, se gestore, sognare di gestire X soldi, no, allora, milioni, qualcosa del genere? Allora, sì, allora, il mio sogno è essere un trader indipendente, cioè io mi sentirò veramente soddisfatto con me stesso quando avrò il mio portafoglio e gestirò quel portafoglio. Sempre pensato così, però giustamente per crearsi un portafoglio bisogna... sudare, quindi e fare sacrifici, per cui spero che di sfruttare questa vetrina anche per ricevere qualche proposta di lavoro, che sicuramente accetterò ben volentieri, anche se poi come proprio punto finale mi aspetto di essere un trader solo indipendente e basta. Beh,
non porre limiti, non porre limiti, assolutamente, sognare in grande, bisogna sognare in grande. No, attenzione, attenzione, cioè io col dire che voglio essere un trader indipendente non significa che voglio gestire un piccolo capitale, cioè il capitale che da gestire io mi auguro che sia con tantissimi zeri, quanto è più possibile, però mio, okay. Mio perché io prima facevo un altro lavoro che era il rappresentante e onestamente un altro dei motivi per cui ho deciso di fare trading era che lì tu eri praticamente soggetto a tutto, alle decisioni altrui, cioè tu comunque dovevi stare a quelli, ai fornitori o ai clienti, soprattutto i clienti, non eri mai tu che ti potevi gestire realmente. Mm-hmm. Invece il trading, io ecco, mi sono il primo motivo, cioè la ragione principale di perché mi piace il trading è la libertà, già l'ho detto più volte, e quindi questo significa anche gestire un tuo capitale, non certo. Di altri. Mm-hmm. Senti, cosa, tre parole per descrivere le cose più importanti nel trading per te? Sicuramente disciplina, che poi alla fine significa la psicologia, cioè penso che la psicologia è difficile quando tu devi mantenere la tua disciplina, e quindi psicologia, money management e strategia, queste no, sono i tre fattori, però come diceva ieri Ivan, la strategia è veramente quella meno rilevante, mentre psicologia e money management sono quelli i due aspetti fondamentali. E mentre prego, finisci. No, sto dicendo, quindi sto cercando di documentarmi, di informarmi sempre di più, ho acquistato qualche libro anche sulla psicologia, perché a livello di strategia voglio rimanere questo, però sicuramente posso, penso, rafforzare anche il mio aspetto psicologico, emotivo, e quindi sto cercando di fare il meglio per migliorare sotto questo aspetto. Mentre per conoscere il lato umano di Marco, le cose più importanti nella vita adesso, per te? Nella vita io la felicità ce l'ho quando mi sento realizzato, che riesco a fare quello che veramente voglio nella vita, e quindi adesso che sto facendo un lavoro che veramente mi sono innamorato di questo lavoro, già mi sento molto felice. E poi vabbè, un mio piccolo sogno oltre l'ambito lavorativo è diventare americano, quindi io vorrei diventare un italo-americano, questo piccolo sogno. Allora dovrei parlare con lui, con Mr. T. Sì, ma infatti a me non è che mai, quindi questo è anche il tuo sogno alla fine, perché ti vuole chiedere il tuo sogno proprio qual è, quindi americano, avere la cittadinanza americana, quindi insomma. Sei stato sì, in America, giusto? Sì, americano, sì, poi veramente ce n'ho tanti, io sono un alfista, penso che a te già te l'ho detto, e quindi non so, mi piacerebbe avere una lunga collezione di Alfa Romeo, storiche nuove, ce n'ho tanti di sogni, però sicuramente quello più importante è sentirsi realizzato a livello lavorativo, penso, mm-hmm. E quindi l'obiettivo è quello di realizzarmi col trading, poi sicuramente se riuscirò a realizzarmi col trading tutti gli altri, diciamo, sogni verranno di conseguenza, perché sono possibili, non sono dai sogni così. Va bene Ivan, che dici? Allora direi che è un candidato ideale per benvenuto, sì. Quindi benvenuto Marco, guarda, ti fa parte anche l'applauso qui nel pubblico, abbiamo un pubblico virtuale insomma, quindi grazie Marco, bravo Marco, le pressioni psicologiche adesso saranno ancora di più, perché andremo a monitorare, presto partiremo ufficialmente con questo appunto Trading Talent Show, e quindi siamo veramente felici di averti in questa nostra iniziativa, in questo nostro progetto. Ringrazio grazie. Ivan, grazie per aver partecipato a voi, grazie a questo video. Ciao Marco. Ciao, grazie Ivan. Marco.
quindi in bocca al lupo per tutto, appuntamento appuntamento adesso al prossimo trader che andremo a intervistare, in attesa di mettere insieme, ho detto, appena avremo raggiunto un numero X di traders partirà proprio ufficialmente il Trading Talent Show. Grazie, arrivederci a tutti. Ciao 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 ciao.